Buongiorno da Non Solo Anima TV. Siamo a Milano al multiseminario Amore, un passaggio attraverso il 2012, organizzato dal gruppo Anima. Abbiamo con noi Roberto Sassone, buongiorno. Ciao. Psicologo, psicoterapeuta, fondatore della Scuola Europea di Organoterapia e della Scuola Italiana di Analisi Reichiana. Che cos'è l'amore? Bisogna specificare di che livello di amore stiamo parlando. Facciamo tre differenziazioni. L'amore come emozione, l'amore come sentimento e l'amore come stato. L'amore come emozione è quella situazione improvvisa per cui di fronte ad una persona o di fronte anche ad un avvenimento si avverte proprio l'emozione che fa battere il cuore, diciamo così, che è riconoscibile proprio come un'intensità immediata. L'amore come sentimento potremmo dire che è invece la durata di questa emozione, che però diventa una specie di costante durante un periodo della propria vita. L'amore come stato invece è una condizione della totalità dell'individuo in cui non c'è innanzitutto né un avvenimento né un oggetto che provoca o questa emozione o questo sentimento, ma appartiene ad un modo di funzionare integrato, armonioso, olistico dell'essere umano e quindi corrisponde ad uno stato di coscienza. Non è un amore per tutti semplicemente perché questo livello come stato di coscienza è frutto di un percorso, una trasformazione, una ricerca, un'aspirazione ed è anche frutto quindi di un lavoro di integrazione di tutte le funzioni della nostra personalità. La più importante da prendere in considerazione è il nostro corpo, perché non possiamo immaginare di poter vivere uno stato d'amore se c'è una profonda disarmonia nel funzionamento del nostro corpo, perché non c'è una scissione tra questo stato e il nostro corpo. Quindi è fondamentale recuperare una dimensione di contatto profondo con la nostra fisicità. Ha parlato di percorso adesso. Lei quasi quotidianamente ci racconta il percorso del guerriero. Il guerriero è un archetipo di transizione e quindi è molto collegato all'essere umano che non ha ancora terminato la sua realizzazione. Il guerriero è un individuo che fa della sua vita una battaglia soprattutto per incontrare i propri demoni, i propri lati oscuri e quindi è sempre sul cammino di una ricerca di integrazione di questi demoni, di questo lato oscuro, per poterli trasformare in energia vitale che finalmente recupera per la propria identità. E quindi come ama un guerriero? Beh, innanzitutto un guerriero ama all'inizio attraverso la consapevolezza del proprio limite, quindi fa dell'amore una possibilità di verificare continuamente la sua incapacità d'amare. E già questo è nobile, no? Perché non lo porta a idealizzare l'amore. E poi, mano a mano che sgombra il campo da questi lati oscuri e recupera la propria funzionalità corporea e vitale, l'esperienza dell'amore è vissuta sempre e totalmente nella propria fisicità. Ma per fisicità non si intende il corpo in quanto muscoli, ossa, organi, ma il corpo come campo energetico che si espande in un collegamento sempre più vasto con ciò che è oltre se stesso, quindi con l'ambiente, con l'altro da sé che sono gli altri esseri umani, ma sempre di più con la vita che riconosce perché la riconosce in sé e quindi a questo punto il rapporto con la natura, il rapporto con la terra non è un rapporto ideologico d'amore, ma è un rapporto in quanto l'esperienza della relazione è vissuta completamente all'interno di sé.
l'amore per il guerriero diventa un'esperienza molto concreta di unione, in cui non c'è il progetto di possedere, ma è semplicemente il riconoscimento di qualcosa che è già simile a se stesso. Ci può stare l'idea che in questo percorso nostro del guerriero l'amore con l'oggetto, l'amore per l'oggetto sia una fase quasi necessaria per arrivare invece all'amore assoluto? Il senso profondo della relazione con un altro essere umano, con una donna, con un uomo, è quello di aiutare a sviluppare questo tipo di stato. Bisogna uscire dall'innamoramento, perché l'innamoramento è una proiezione, ovvero è una condizione, per quanto possa essere meravigliosa, in cui però fondamentalmente non si ama l'altro, ma l'immagine che uno ha costruito dell'altro. Quando questa immagine crolla, alla fine, perché c'è un rapporto di realtà, comincia ad esistere l'altro veramente, ed è quello il momento in cui si può costruire realmente una relazione d'amore. Oppure ci si accorge che l'altro è un estraneo, perché non c'è mai stato accanto a noi, avendolo inventato non c'era nemmeno prima, quando eravamo innamorati. Nel momento in cui decade l'innamoramento e si scopre che l'altro convibra, ovvero ha una potenzialità di relazione con noi, può condividere un'esperienza di viaggio con noi, a questo punto la ricerca d'amore diventa una ricerca anche di volontà. Cioè c'è un progetto, è una costruzione anche l'amore, è una costruzione intelligente in cui all'aspirazione si aggiunge l'intenzione, l'intenzione del guerriero. E queste due forze, l'intenzione, la volontà e l'aspirazione d'amore, favoriscono la costruzione di uno stato d'amore che diventa anche un appannaggio individuale, non soltanto della coppia, ma che ognuno sviluppa nell'altro, aiuta l'altro a far crescere. Quando la coppia quindi diventa costruttiva? La coppia diventa costruttiva innanzitutto quando ha il coraggio di fermarsi, guardarsi e riconoscere la propria incapacità d'amare. Chi vive soltanto di sogni, di ideali, crolla e non ce la fa, perché a quel punto è molto più gratificante cercare di inseguire un altro sogno d'amore, dandosi la scusa che la persona che avevamo accanto non era quella giusta. Se si ha il coraggio, ed è un momento molto pesante, di fermarsi e dire: veramente sono talmente preso da me, veramente ci sono dei limiti nella mia personalità tali che mi impediscono di vedere l'altro, vederlo, quindi non costruirlo, quello è un momento di sincerità da cui può nascere, anche attraverso il dolore di una condizione del genere, può nascere l'aspirazione a voler fare il passo successivo. Quindi in genere è da una crisi che può nascere un nuovo movimento verso l'evoluzione, però ci vuole coraggio e onestà e umiltà. Soprattutto non bisogna entrare nella trappola dell'accusare l'altro di essere la causa della propria infelicità. Non può essere eccessivamente frustrante questo atto di coraggio, ovvero non si rischia poi di arenarsi di fronte all'incapacità di amare? C'è una saggezza nelle nostre difese caratteriali. Molte volte, quando questo passo non è possibile, non si entra nemmeno nella crisi, o perlomeno non si ha una crisi tale da far toccare il fondo di un nostro vuoto. Ed è per questo che si riesce ad uscire dalla crisi abbandonica semplicemente rinnovando il sogno di un nuovo amore. Quindi ci sono persone che, attraverso questo meccanismo di difesa, e quindi raccontandosi la storia che questa separazione è avvenuta perché non sono stati compresi,
perché quella persona non era adatta, perché si erano sbagliati, possono recuperare il loro livello energetico e motivarsi per una nuova storia e quindi non entrare mai realmente in una crisi che gli possa creare una grossa frustrazione. Chi riesce a invece toccare il proprio vuoto in maniera profonda, ma evidentemente c'è anche una struttura che glielo consente, allora può fare questo salto. Grazie, grazie Roberto. Ciao. Grazie a te.